Con la presentazione ufficiale della nuova giunta a 7 assessori ha preso il via il primo consiglio comunale di Teramo dell'era d'Alberto. Il sindaco distribuisce le deleghe ma tiene le più pesanti per sé, bilancio, ricostruzione partecipate. Le deleghe più importanti le ha tenute per sé? Più che più importanti, deleghe che hanno, diciamo così, un significato in questo momento, cioè una fase legata molto al momento storico che vive la città, in particolare per quanto riguarda la ricostruzione, che per dare un segnale forte della centralità di Teramo all'interno del crearesismico sismico e al ruolo di Teramo città capoluogo proprio come guida del processo e del percorso di ricostruzione che in questo momento purtroppo sta andando troppo a rilento. Sul bilancio è una riflessione soprattutto legata a questa prima fase, nel senso che ho ritenuto di mantenere la delega perché abbiamo alcune situazioni che dobbiamo verificare dopo il periodo commissariale, c'è la necessità di mettere in campo una pianificazione di contenimento della spesa che ci consenta di liberare risorse al sociale, per il sociale e comunque per i servizi ai cittadini e per gli investimenti. La seduta inizia con gli applausi per i consiglieri subentranti. Gigli Bianchi per un esecutivo comunale fresco, giovane, con tre donne tra le quali la vice sindaca Maria Cristina Marroni, alla quale vanno anche l'istruzione e le pari opportunità. Le idee sono moltissime, anche se non è una mia, la delega di mia stretta competenza che è la cultura, però la prima idea che abbiamo tutta la giunta, perché ricordo che la giunta è un organo collegiale per cui dobbiamo decidere insieme, è quella di, è l'ipotesi di intitolare il teatro comunale a Ivan Graziani, e quindi questa penso che sarà la prima cosa che faremo. E dopodiché io ho intenzione di rivoluzionare il sistema scolastico a Bimis partendo da un'analisi approfondita. Ho già cominciato a leggere la normativa vigente, già ad approfondire alcuni aspetti, anche stanotte, e quindi sarà, credo che il mio timbro si potrà riconoscere con molta umiltà e con molta determinazione. La minoranza siede composta con due assenti eccellenti, Raimondo Micheli di Fratelli d'Italia e Giandonato Morra. Entrambi hanno prodotto giustificazioni per problemi di salute. Presenti invece gli altri candidati sindaci, Cavallari, Rocchetti e Di Dalmazio. Che opposizione farà lei? Faremo un'opposizione nell'interesse della città. L'interesse della città significa farla sui grandi temi, elevare i temi, perché questa è una città che deve riprendere un ruolo straordinariamente importante. Per far questo anche il ruolo dell'opposizione è fondamentale per alzare il livello dei temi, dei progetti e delle idee. Insomma, l'amministrazione d'Alberto parte bene, anche se qualche scricchiolio si avverte distintamente all'interno della maggioranza e soprattutto nel Partito Democratico, a cui spetta il Presidente del Consiglio. Il PD propone di eleggere Alberto Melarangelo alla presidenza e Maurizio Verna capogruppo. Quest'ultimo, scontento di un ruolo che a lui sembra riduttivo dopo tanti anni di militanza, rifiuta l'offerta con diplomazia. Penso che all'interno del gruppo consigliare ci siano persone che hanno le mie qualità ma hanno anche un caratteristiche del rinnovamento che oggi penso che sia una caratteristica importante di questa amministrazione. Insomma, come si vede dalla giunta, l'amministrazione vuole dare questo taglio all'amministrazione comunale, quindi alla giunta, ma io dico anche al consiglio comunale, ed è giusto quindi che il gruppo del Partito Democratico, che è il gruppo maggiore in consiglio insieme Possiamo, possa avere appunto un capogruppo capace ma che anche sia di rinnovamento rispetto a me, per esempio. Alla prima votazione per le elezioni alla presidenza del Consiglio Comunale di Teramo, Alberto Melarangelo non raggiunge i 2/3 dei voti. Viene eletto alla seconda votazione con 27 voti favorevoli, una scheda bianca e un voto per Maurizio Verna, che sceglie di non votare e di uscire dall'aula. Il presidente Melarangelo, nel prendere la parola, annuncia che saranno presto nominati alcuni consiglieri delegati.